È il Cremona Circuit, il teatro sul quale si corre il secondo round dei trofei MP Exhaust Moto Estate. 3700 metri di pista, 6 curve a destra e 7 a sinistra, un tracciato tecnico e veloce per una giornata storica. È il battesimo delle gare per la pista dedicata ad Angelo Bergamonti e saranno proprio i piloti del Moto Estate a fare da cerimonieri. Per la prima un parterre d'eccezione con tanti nomi illustri ad impreziosire le griglie. Ma adesso giù la visiera, la parola passa ai motori. Tutto pronto nella 1000 MES. La griglia di partenza è scritta e ci sarà da divertirsi. In pole position Luca Salvadori con la sua Ducati, che ha chiuso il gran tempo 1:31.979. Non è riuscito ad abbattere il muro dell'1:32, ma sarà sicuramente lì col fiato sul collo. Fabrizio Perotti 1:32.569. A chiudere la prima fila Dario La Trecchina, seconda fila che si apre con Ciprietti distaccato un secondo dalla Trecchina, a suo fianco Piano ed Ivan Goi. La terza fila si apre con Walter Bartolini pronto ad insidiare i piloti lì davanti, che ha chiuso in 1:34.902, al suo fianco Brignoli e Sartori. Quarta fila spettacolare che si apre con Luca Malfatto 1:35.432, ha chiuso soli 31 millesimi da Sartori, ma ha chiuso distante un decimo da Cristian Brugnone in undicesima posizione, e al suo fianco Super Max Palladino, che ha chiuso in 1:35.720. I tre piloti sono praticamente staccati di meno di 3 decimi. In quinta fila viene aperta da Pasquale Moggio, poi Marco Para 1:35.828. Sono vicinissimi qui i piloti, pochissima distanza al suo fianco Altieri. Sesta fila che si apre con Giampaolo Cristini 1:35.903, al suo fianco Matteo Milanese 1:35.916, al suo fianco ancora Massimo Boccelli 1:35.916. La particolarità è che ha lo stesso tempo di Matteo Milanese in fotocopia. Settima fila che si apre con Antonio Pace, al suo fianco Manuel De Vecchi, che ha chiuso in 1:36.054. Ribadisco, tempi vicinissimi per questi piloti che sono pronti a dare tante emozioni. E Crosetti. Ottava fila, Manuel Mozzachiodi 1:36.681, pronto anche lui con un ritmo indiavolato a provare a dare meglio di sé, a suo fianco Luciano Visconti 1:36.978, anche lui vuole dimostrare qualcosa, un po' come William Venezia, al suo fianco 1:37.169, il primo che è sceso sotto il muro del 37. Gabriele Perri apre la nona fila in 1:37.699, un pochino staccato rispetto a Venezia, 5 decimi tra di loro. Sciaccamelli e Cornia a chiudere la nona fila, decima fila che si apre con Verona. Menniti 1:39.113, pronto a insidiare al suo fianco Pino Capraro ad esempio. Undicesima fila con Bernoni, Bizzocchi e Franceschi. Dodicesima fila con Radaelli 1:40.154, di poco sopra, più alto del 40 Radaelli, e al suo fianco Ivan Magnano. Nei box con Gabriele Perri, che ha avuto qualche problema a Varano, e sentiamo come ha intenzione di affrontare questa nuova gara nel circuito di Cremona. Ciao a tutti, purtroppo siamo ancora in grande difficoltà, siamo partiti con l'ambizione di essere competitivi da subito, stiamo tribulando da Varano, adesso questo giro abbiamo rotto anche il motore, purtroppo stiamo entrando col muletto. Prendiamo la cosa a cuor leggero, cercheremo di fare del nostro meglio, raccogliere dati e crescere ancora un po' per la prossima tappa. Stanno ritardando un po' gli obiettivi che ci eravamo prefissati, però piano piano ci arriviamo. Il circuito è fantastico, bisogna ringraziare chi ha pensato questo tracciato, perché è veramente bello, è molto molto divertente, è molto tecnico e veloce. E quindi abbiamo faticato un attimino a trovare, essendo noi piloti amatori e non professionisti, abbiamo faticato un attimino a trovarci la quadra, però piano piano ci siamo arrivati, abbiamo cominciato a girare ieri in tempi accettabili e direi che sono soddisfatto. Il gusto vero è guidare qua dentro, perché senti la moto che urla, senti che si intraversa, senti che si impenna, sono tutte sensazioni bellissime per noi piloti.
Ma le qualifiche mi aspettavo meglio, nel senso che ieri ho fatto un tempo discreto, oggi volevo migliorarmi, ma al mattino non sono riuscito, non per colpa della moto, ma per colpa mia. Al mattino sono sempre un po' in difficoltà. E vedremo la gara, insomma, parto 20°, speravo in qualcosa di meglio, però dai, ho l'obiettivo di recuperare in gara. Io sono più un pilota da gara che da qualifica. Il MES è la prima volta che vengo, pensavo di venire a fare una garetta così per divertirmi, una garetta facile, invece no. È come un CIV, è come essere al CIV. Sì, dai, così almeno miglioriamo, è molto bello vedere quelli davanti, sono piloti veri, e vedi la differenza tra noi amatori, ma ci dà stimolo a migliorare, e ci danno dei consigli, è molto molto bello. Allora, abbastanza bene, ho girato pochissimo nella pista nuova, e sono indietro rispetto agli altri che hanno provato anche ieri, la settimana scorsa, ma purtroppo il lavoro chiama, quindi ho provato veramente poco. Vediamo di migliorare in questi turni di oggi. Speriamo, io ci metterò al massimo, speriamo di fare bene, dai, poi il risultato sarà quel che sarà. Massimo Bocelli ha avuto alcuni problemi a Varano, siamo sicuri che in questa pista vuole recuperare, giusto Massimo? Sì, purtroppo a Varano sono partito malissimo, ho fatto un errore il primo giro, per cui poi dopo ho recuperato. Sono arrivato alla fine a recuperare diverse posizioni, però non è andata molto bene. Vediamo qua, Cremona è il circuito di casa, diciamo, io abito a Cremona, per cui cerchiamo di rifarci qua. Beh, i presupposti ci sono tutti, giocare in casa. Sì, sì. Anche le prove non stanno andando male, continuo miglioramento, per cui vediamo. No, il circuito qui, sai, mi piace, adesso vabbè non siamo vantaggiati noi perché abbiamo, sai, la moto due valvole, abbiamo meno cavalli di loro, però come pista un bel circuito, hanno fatto le modifiche nuove, noi qua non abbiamo mai corso, la prima gara facciamo, però mi piace il tracciato, perdiamo perché c'è un rettilineo molto lungo, 980 metri, lì patiamo un po', però ieri nella qualifica, il primo turno, siamo andati bene. Abbiamo fatto il settimo tempo, secondi della moto estate perché ci sono tante wild card oggi, però è bello, adesso vediamo oggi come va. Abbiamo incontrato per la prima volta Eros Mennito, per la prima volta a Cremona. Siamo colpiti dalle magliette sia di lui che del suo collega, facciamoci raccontare qualcosa a proposito di queste fantastiche magliette. Ma niente, perché poli opposti, si trova a Pordenone, come potete notare le nostre magliette spettacolari, ma e che dire di questo caffè? Ce lo offrono in maniera meravigliosa, gustoso, cremoso, ma poi non basta solo il caffè, anche una pizza squisita, che come potete vedere abbiamo un menù ricco e variegato, e tutto questo viene racchiuso anche da posti a sedere, dove tu puoi andare a mangiare e deliziare una pizza e un caffè prelibato. Siamo qua con Luca Salvadori, primo in testa, sei pronto, sei carico, come ti senti per questa gara? Carichissimo, dobbiamo fare una bella partenza e come detto ieri prendere e andare via, molto semplice. Lo lasciamo prendere il via per la gara, quindi in bocca al lupo Luca. Crepi, grazie. Ciao. Abbiamo qua con noi Marco Para, come sei? Sei carico, adrenalinico, senti la gara? Sono vecchio, non ce la faccio più, 13 giri qua, ci moriamo con questo caldo. No dai, non a parte tutto, abbiamo fatto un bel lavoro, la prima gara a Cremona, siamo carichi, speriamo di far bene, speriamo di lavorare sul passo e andare a recuperare posizioni. In bocca al lupo Marco. Crepi il lupo, grazie, ciao. Abbiamo Cristian Brugnone, Cristian sei carichissimo per questa partenza? No, sono molto tranquillo. Devo tornare a casa sano e salvo, quindi molto piano, con calma. Va bene, in bocca al lupo. Ciao, ciao a tutti. Eccoci qua con Luciano Bisconti. Luciano, sei carico, sei pronto? Ma assolutamente, certo. Siamo qua Luciano. Per combattere con tutti. Top team. Grande. Sempre. Forza Lucio. Ha messo la vita a stella, vincerà. Lei è la più figa di tutte. Ragazzi, qui c'è della carica. Bene, grazie. In bocca al lupo. Grazie, credo. Eccoci qua William Venezia, sei pronto, sei carico per la gara? Sempre carico. In bocca al lupo, dai, vi lascio andare. Ciao. In bocca al lupo. Eccomi qua con Gabriele Perri. Gabri, sei carico, sei pronto per questa gara?
Purtroppo siamo un po' demoralizzati, non siamo riusciti a fare una buona qualifica. Speriamo di migliorare qualcosa in gara, ma la vedo molto dura e non ci resta che rimandare la prossima, però cerchiamo di fare del nostro meglio adesso. Ti voglio più carico, Gabri, dai, forza, in bocca al lupo. Crepi il lupo. Eccoci qui in quel del Cremona Circuit, qui al mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi. È quasi tutto pronto per l'inizio della 1000 Open, la pole position con Luca Salvadori, Fabrizio Perotti e la Trecchina in prima fila, seconda fila Ciprietti, Piano, Goi. Che gara ti aspetti, Andrea, poco prima dell'inizio? Ah, una gara sicuramente entusiasmante, nomi importanti oggi. Dai, vediamo cosa c'è. Poi sveleremo un paio di retroscene importanti sui piloti mentre si accendono i semafori, si spengono. Sta per iniziare, via! È partita la 1000 Open. Gran partenza da parte di Salvadori e Perotti che incombono lì davanti mentre prova in qualche maniera a sopravanzare. Penso anche Bartolini, che partiva da una posizione un po' meno privilegiata, dalla settima. Andiamo anche a capire, è Salvadori secondo, davanti dovrebbe esserci Perotti, la Trecchina a seguire. L'importante, Andrea, in questo caso era che non ci fossero problemi per quanto riguarda cadute eventuali, eccetera eccetera. Walter Bartolini, andiamo subito con lui perché deve costruirsi una posizione importante in questo evento. È sesto, è riuscito a scavallare una posizione, i piloti davanti mentre prova subito un attacco Bartolini che non riesce. Esatto, allora sì, una 1000 particolare oggi, pista nuova. Eccolo per tutti. Eccolo Bartolini, in realtà era quinto, stava scavalcando in quel momento per la quarta posizione. Andiamo con Visconti, dicevi appunto della 1000? Dicevo che è una pista nuova per tutti, una pista sicuramente più veloce rispetto a tutte le gare del MES. Tanto mia, vicino. De Vecchi tenta un sorpasso bellissimo, che gli riesce anche alle spalle di Matteo Crosetti. Allora, Andrea, stavamo inquadrando un po' la pista dicendo che è una pista che è stata rivisitata apposta per il Trofeo Moto Estate. Questo fa ovviamente piacere. Intanto qui siamo anche in on board con Brugnone, che parlava di una gara difficile anche e soprattutto per le tante wild card. Adesso apriremo il discorso wild card. Andrea, stiamo facendo un po' una carrellata di tutti i piloti mentre Perry, eccola lì la scia di Gabriele Perry, che riesce a scavalcare il suo diretto concorrente, che lo riscavalca, clamoroso, con una Aprilia. Viene scavalcato Perry, che va largo, rischia quasi il dritto Cristini. Intanto anche con lui live, è finito il primo giro e Perotti è davanti ancora. Sì, Perotti davanti a Salvadori, questo è quello che recitano. Allora parliamo un po' di questi due davanti, Andrea. Tantissime wild card tra cui Salvadori e Perotti. Sì, Perotti diciamo che è rientrato dopo un infortunio, quindi penso che sia la prima seconda gara ufficiale che sta facendo dopo questo infortunio abbastanza importante. E insomma, essere già subito lì davanti è sicuramente una prova di grande coraggio. Tanta roba per Perotti, malfatto, un dritto, vediamo se riesce a ricomporsi. È caduto evidentemente senza conseguenze. Bartolini intanto si è un po' staccato, eccolo qui Bartolini scavalca Ciprietti con un ottimo affondo. Adesso deve chiudere bene per non essere contro sorpassato. 13 giri, Andrea, sono tanti. Sono tanti e qua sarà davvero una gara, bella gara, Davvero penso che il problema dell'usura delle gomme verso fine gara ci sarà. Quindi adesso aspettiamo evidentemente di vivere questa gara dove probabilmente assisteremo ad una solo Perotti Salvadori. In cabina di commento ho avuto l'onore di poter parlare con il responsabile marketing Ducati, che mi raccontava, dritto senza conseguenze per il numero 114 Matteo Crosetti, per fortuna non si è fatto male Brugnone su Cristini, lo sopravanza. Dicevo, parlando con il responsabile comunicazione Ducati, diceva che è un po' diversa la moto di Salvadori dagli altri. Sì, oggi sta correndo con una moto di serie praticamente, con penso abbiano rimosso davvero poche cose, gli specchietti e... Ma il fatto intanto prova a ripartire Andrea, c'è l'inquadratura che ricompare su di lui, è riuscito a ripartire. Ecco, parlavamo di questa moto che è stata... È un esperimento, esatto. Un esperimento di fare una gara con una moto prettamente stradale, originale. Quindi fa capire che la Ducati ha fatto un ottimo lavoro, e perché comunque hanno fatto la pole position fino ad ora, adesso comunque lì in seconda posizione, e questo dimostra che a oggi le 1000 hanno davvero un buonissimo livello e pacchetto tecnico già
da concessionario. Questo. Ah, quindi queste sono delle considerazioni da parte del nostro Andrea Tomi. Intanto vediamo Alberto Radelli che sta provando a riprendersi, a rimettere un po' in senno quella che è la sua gara. Ti volevo dire, Andrea, che Salvadori in come pole position aveva stampato un 1.31.979, quindi un 1 era riuscito a scavallare il muro dell'1.32, Perotti 1.32.569. Tra l'altro Salvadori, se non erro, mi diceva il responsabile marketing Ducati, che era riuscito a fare, a stampare soltanto con l'unico giro la pole position, segno che non avesse provato chissà quanto la moto durante la sessione di prove. Intanto andiamo anche a capire qual è la gara, nella gara che devono affrontare e alla quale devono assistere gli altri piloti, perché ad esempio Bartolini, che esatto, tu dici ai fini della classifica, sì, ai fini della classifica diventa importante capire qual è la collocazione con un Goi, Ivan Goi, che ho avuto il privilegio e l'onore di avere con me in cabina di regia, Brugnone su Ciprietti. Mi parlava anche lui dell'usura e della bellezza dell'affrontare questa gara nel MES Trofeo Montestato. Sì, sicuramente è sempre interessante, è bellissimo alla fine, anche per chi è stato ai vertici come magari dei campionati a livello mondiale. L'atmosfera del Motestate, come ricordiamo spesso, è sempre bellissima. È sempre bellissima. Palladino scavalca Para nella posizione dove avevamo visto prima Lisci scavalcare il suo diretto contendente 300 Supersport. Perotti e Salvadori iniziano a fare uno sport a parte, stanno provando a scappare quando è stato ultimato il terzo giro. Vediamo tutte le moto passare. Problemi per Perry? Sì, sta rientrando. Rientra Perry, che forse prima aveva avuto, era stato colui che aveva fatto il dritto in precedenza e che ha deciso di ritirarsi fondamentalmente. Anche Malfatto, prima con il dritto, sta provando a continuare la propria gara. Vediamo se un po' di ghiaia si è entrata nella moto e possa essere, rappresentare un problema. Beh, magari sì, per gli altri che sopraggiungono, sì, probabilmente trovare della ghiaia per terra non è mai bello. Non è mai bello assolutamente, mentre stanno per ultimare il quarto giro Perotti e Salvadori, che si assistono a vivere una gara in solitaria. Bello. Due dei vecchi scavalca Moggio per la quindicesima piazza del 1000 Open. Però è andato un po' larghino. È andato larghino ed è rientrato Moggio. Noi però forse ci riprova, forse... Vediamo, no, non riesce ad entrare. Siamo live con Radaelli, che sta decisamente andando più lento, anche cercando di capire qual è la migliore performance della propria moto in proporzione a questo circuito. Tu hai mai corso qua, Andrea Tomio? No, in realtà avevo provato con la pista vecchia, ma corso no, anche perché in realtà è la prima gara che stanno facendo oggi, quindi no. Un esordio di fuoco all'interno del circuito che è stato ribattezzato Bergamonti, proprio in onore del grande Bergamonti, che ricorre il cinquantennale quest'anno. Per quanto riguarda la sua morte, aveva corso con Giacomo Agostini, un pilota del quale io ho avuto la possibilità di raccogliere diverse testimonianze durante l'evento, bellissimo. Mi si parlava di un pilota che era praticamente ai livelli di Giacomo Agostini, e a premiare poi i piloti ci sono stati tutti i familiari dello stesso Bergamonti, quindi veramente un applauso ai familiari, ma soprattutto a lui che ha fatto la storia del motociclismo, soprattutto stradale. Vediamo in questo caso Brugnone e Bartolini che iniziano a, anche a distanza con il mezzo Goi, a punzecchiarsi, perché sono poi loro che si giocheranno la vittoria finale del campionato, caro mio Andrea Tomio. Le altre sono tutte praticamente wild card. Certo, assolutamente. Infatti bisogna iniziare a depennare quelle che sono le wild card, perché ai fini della classifica sono appunto trasparenti e bisognerebbe vedere... Faremo anche questa comparazione mentre abbiamo visto Brignoli, Piano, stiamo vedendo passare un po' tutti quanti, Ciprietti, Bartolini, Sartori abbiamo visto in precedenza, abbiamo visto Cristini che ha avuto un grande spunto, Brugnone, Malfatto, questa è la partenza, Matteo Milanese, stanno passando un po' tutti quanti i piloti, Marco Para, questo è lo slow motion della fase iniziale della gara, Andrea... Non ci sono stati problemi, eccoli qua i due leader incontrastati della gara che se le suoneranno fino alla fine con tutto quello che abbiamo detto, soprattutto non detto in negativo ma assolutamente positivo per quanto concerne Luca Salvadori, che sta conducendo una gara in seconda posizione alle spalle di Perotti, probabilmente lo sta anche studiando, e dopo arriverò a farti un paio di domande da questo punto di vista, anche perché quello che poi succede all'interno della pista diventa anche un po' una sorta di duello personale. I due si sfidano e deve cercare di capire dove poter scavalcare Salvadori. Eh sì, effettivamente anche questo. Ma si stanno studiando, sicuramente. Sono due ragazzi che hanno tanta esperienza.
e provengono da campionati importanti dove si sono già sfidati anche in passato. Domanda secca, meglio sì. Preda o Predatore? E guarda, ti dico Predatore. Cioè tu preferisci? Avere la carotina davanti. Ah, metterla davanti e poi dire perché così sei artefice del tuo destino. Eh sì. Non star dietro, magari aspettare, capire, perché poi dici magari indugio troppo e non ho il tempo di scavalcare o faccio un errore. E poi sai, questi sono calcoli che puoi fare seduto a tavolino, ma poi in pista poi... In pista, la moto ci sei, non ci sei, lì dipende tutto da te stesso. Luciano Bisconti, 19esimo, si trova alle spalle di Manuel Mozzacchiodi, che si trova in 18esima posizione. Una buona gara a Varano, ad esempio. Qui stiamo vedendo diversità e difformità. Questo dipende molto, Andrea, anche dalla pista all'interno della quale ci troviamo, tra le prestazioni di Varano e del Cremona Circuit. Ci sono tante differenze tra questi due autodromi. Assolutamente sì, infatti, come si può vedere, anche un divario. Sembrava di aver visto quasi un dritto, sì, quasi l'ingresso di curva. Si vede effettivamente un divario di tempi un po' più importante che a Varano, perché chiaramente più le piste sono lunghe e veloci, se a Varano prendi un secondo, qua ne prendi magari due, ok? Quindi questa è la parte un po' più importante, quindi più la pista è veloce più c'è il distacco, chiaramente. Più c'è il distacco ed effettivamente stanno facendo dei tempi abbastanza importanti lì davanti rispetto a chi segue con la Trecchina, che fondamentalmente Bonino si è messo in terza posizione ma non riesce a tenere il passo dei primi due, riesce a tenere distanziati i quarti. A questo punto cercherà di calamitare su di sé tutte le attenzioni per quanto concerne la terza posizione, mentre passano al quinto giro, il quinto raffronto, Perotti e Salvadori, mamma mia, stanno facendo un solco, 5 secondi di distacco tra Salvadori ad esempio e la Trecchina, mentre andiamo on board, andiamo live con Venezia, che si trova veramente ad annaspare nelle 21esima posizione alle spalle Bocelli. Probabilmente qui bisogna anche capire qual è la performance. E soprattutto ti chiedo una cosa: il pilota in pista, in questo caso, sapendo che avrà un degrado della gomma, sì, può tenerla, aspettare e poi magari dare la scossa giusta verso gli ultimi giri? O cerchi di dare tutto e speri che la gomma non degradi? Allora, dipende in che posizione ti trovi. Se sei 20esimo, vabbè, non ci pensi a dare la zampata finale, tiri e cerchi di stare attaccato al gruppo. Probabilmente se sei primo, secondo e stai gestendo una situazione, allora sì, ci sta la gestione. Tieni quel margine, sì, magari di qualche decimo che può consentirti qualche zampata. Incredibile la gara, sembrano in fotocopia Perotti e Salvadori. Sì. Non come disegnano le curve, Andrea, ma proprio la distanza. Mentre vediamo Brugnone alle spalle, Goi, guardalo lì come allarga il piedino, come fanno in MotoGP. E lui è un pilota che è reduce da avventure mozzafiatanti in 125, 250. È un pilota estremamente esperto. Ho avuto il piacere di poter commentare con lui una gara ed è stato veramente uno spettacolo. Non so se l'hai conosciuto personalmente, però no, l'hai conosciuto personalmente, persona squisita. Ho avuto anche la fortuna di commentare con Brugnone al 125, è stato proprio lui che ha iniziato a aprire le danze dicendomi occhio al degrado eccetera eccetera, ed effettivamente me lo stai confermando anche tu. Sì sì, è questo. La caduta, che rischio, la caduta di Ciprietti Bartolini, e qui non è colpa di nessuno. Cade Ciprietti, mamma mia, mamma che rischio, Andrea. Sì. Mamma che rischio, caduta di Ciprietti, penso che lo abbia toccato Bartolini senza conseguenze. Qui on board con Minniti, sono ancora non sconvolto evidentemente, ma in questa maniera ho vissuto in maniera importante quella caduta, e adesso bisogna rialzare la moto di Ciprietti, spostare Ciprietti con le classiche bandiere gialle. Non so se diventino rosse, adesso vediamo. Quello che succede, non lo so. Spero se di no, in però zona se... pericolosa, sì. Però è la curva prima, sì, dell'ingresso. Però retiro. Hanno già portato via le moto velocemente. Stati bravissimi nel circuito. Salvadori attaccato, Franco bollato a Perotti. Cristini si trova alle spalle di Bartolini, sta facendo una super gara. Giampaolo Cristini partiva dalla 16esima, si trova in nona posizione. Questo ci fa capire quanto diverso possa essere anche il modo di affrontare la qualifica rispetto alla gara. Certo, certo. Come abbiamo sempre visto, è nettamente diverso. È nettamente diverso, la gara è una cosa a sé. Sorpasso di Minniti alle spalle di Manuel Mozzacchiodi, che respinge al mittente il sorpasso.
Mamma mia, un po' largo, eh. Un po' largo, non entra però Minnitica. A questo punto si mette Franco Bollotto alle sue spalle. Tanto andiamo ad indugiare un po' Bocelli. Anche su qualche altro pilota, Massimo Bocelli, come diceva evidentemente il buon Andrea Tomio, che si trova in 19esima posizione, sta facendo un po' fatica. Bocelli. E non è da lui, l'anno scorso avevamo assistito a dei grandi guizzi ed excursus. Questo è Palladino, che anche lui è stato reduce da un cambio di categoria. Non che lo sta sentendo, perché ha migliorato la categoria, c'è molta più competitività in Mille Open. Attenzione lì, sì, ho visto un po' di marasma generale. Questo è Luca Malfatto. Intanto andiamo con qualche slow motion, intanto noi commentiamo anche al di là dello slow motion quello che stiamo vedendo in gara. Certo, assolutamente belle queste immagini slow motion, fanno vedere che proprio come tra un pilota e l'altro affrontano le curve, davvero bello. È un qualcosa veramente di suggestivo, anche queste inquadrature personalizzate per ognuno di questi piloti. Qui siamo con Marco Para, che vediamo affrontare la doppia curva. Abbiamo visto diverse Yamaha, tante Yamaha, sì, tante Yamaha. Sì, diciamo che penso che è una delle moto forse più vendute nella 1000, ma anche nella 600. Poi vabbè, adesso davanti c'è, mi pare, un Aprilia e una Ducati. Sì, ci sono Aprilia e Ducati con Perotti e Salvadori che stanno continuando, non si stanno sorpassando. No. Segno che c'è rispetto, ma segno anche probabilmente Salvadori si è messo lì alle spalle, questo intanto è Brugnone, si è messo lì alle spalle, sta praticamente aspettando, cercando di capire. Ed era proprio questo quello che ti chiedevo prima. Sì. Di solito si assiste a qualche sorpasso, primo, secondo, primo. E invece qui zero sorpassi. Sta continuando a tarellare Perotti davanti a Salvadori. E allora ti devo fare una domanda. Reduce da un infortunio, si può far sentire verso fine gara l'infortunio? Forse sì. Perché comunque quando fai degli infortuni importanti, o magari prendi qualche antidolorifico, ma in realtà sì, probabilmente verso la fine si potrebbe anche far sentire, anche perché loro sono abituati a fare gare come le facciamo noi, che in altri campionati sono da 10 giri. Qua sono già 13 giri. Tre giri pesano, poi comunque si va a 1.32, 1.33, cioè si sta su tempi che non sono tipo 1.05, dove è un giro veloce. Inizia a essere lunga. Giri abbastanza pesanti, corposi. Ottavo giro, in realtà sta per essere ultimato l'ottavo giro. Qui siamo on board con Marco Para, ancora Salvadori alle spalle. Però sono lì attaccati, se metti un righello è sempre quella la distanza, non cambia mai. Eros Menniti con la numero 411 sta cercando di insidiare Manuel Mozzacchiodi, lo sta facendo da diverso tempo, vediamo se riuscirà a scavalcarlo o se non ci riuscirà. E questo è il trend per questa parte di gara che sta prendendo in Mille Open quello che riguarda questo pilota. Brugnone intanto sesto da solo con quinto Goi, Ciprietti prima che è rimasto forse è proprio lui che è caduto con Bartolini, adesso cercare di capire perché c'è stato quel problema. Qui intanto vediamo qualche inquadratura con Venezia numero 44, anche lui un po' in difficoltà. Ci sono dei piloti che oggettivamente rispetto all'altro circuito stanno facendo decisamente più fatica. Sì, è un po' per il problema che ti dicevo. Salvadori ha passato Perotti, eccolo qui all'intertempo, all'ottavo, alla fine dell'ottavo giro, mentre le inquadrature vanno su Bartolini che sta per staccare il pass dell'ottava posizione. È questa la vera grande notizia. Salvadori ha scavalcato Perotti, adesso chissà che non assistiamo a un'altra gara, o rimangono Franco Bollotti o ti faccio proprio pronostico. Salvadori prova a scappare, l'ho aspettato e studiato e adesso prova a scappare. Ma potrebbe essere che abbia aspettato verso la fine per provare adesso a forse ad allungare un po'. La domanda ce la dobbiamo fare, la risposta l'avremo soltanto tra poco. Evidentemente Bocelli intanto lo stiamo vedendo, qualche pilota fa un pochino di fatica soprattutto nel completare anche De Vecchi ritiro anche per lui. È rientrato, prima abbiamo visto anche l'inquadratura di Cornia che si trova al 19esimo posto. Venezia scavalca e scavala la 20esima posizione. Salvadori Perotti che iniziano anche a doppiare qualche pilota quando hanno ultimato in precedenza il settimo giro. Siamo nell'ottavo giro, tra poco verrà ultimato, anzi siamo nel nono giro, contestualmente metà nono giro, e la gara qua inizia ad infittirsi, Andre, perché comunque i due piloti non sono lontani, segno che Salvadori non ne ha tanto più di Perotti ma ha deciso di scavalcarlo.
Sì, ha deciso di scavalcarlo e ha fatto anche bene, perché almeno ti provi a mettere davanti e vedi se dall'altra parte c'è qualche risposta, no? Vuole essere artefice del suo destino a questo punto Salvatori. Questo è Ciprietti, tanto l'abbiamo visto inquadrato, Malfatto lo vediamo tante volte. Andrea, ci sta provando Malfatto, ha avuto il problema iniziale, sta provando in qualche maniera a rientrare, tanto sembra altro per se stesso. Sì, dei doppiati. Salvatori scavalca il suo doppiato e sai che questo doppiaggio sta creando problema per Perotti, che si è staccato. Inizia a esserci un mezzo secondo tra Salvatori e Perotti. Chissà che questa situazione di doppiaggio non possa creare un problema, un disservizio a Perotti, che è stato scavalcato prima da Salvatori, ma che adesso è riuscito a mettere un mini gap. Vedremo alla fine dell'intertempo, sicuramente ha allungato in parte. Sì, sì, no, ma si è visto benissimo che Perotti ha dovuto frenare per non tamponare il pilota davanti a lui, e chiaramente Salvatori ha preso un po' di margine. Ha preso un po' di margine, adesso vediamo se riusciamo a tenerlo quando siamo al decimo giro, mancano tre giri alla fine della gara, tantissimi macro gruppi. Andiamo a leggere i primi dieci, e sì, c'è più di mezzo secondo, forse sette decimi, anzi sono sette decimi con Bisconti in diciassettesima posizione. Andiamo a leggere un po' i primi dieci, Andre. Salvatori, Perotti, La Trecchina, Brignoli, Goi, Brugnone, Ciprietti, Bartolini, Cristini, Palladino. Queste le prime dieci posizioni, segno che in precedenza Piano è caduto, ha avuto il problema, purtroppo Riccardo Piano, che era partiva dalla quinta piazza. Sartori nono ad esempio si trova in quindicesima posizione, ci sono diversi piloti che hanno fatto un bel salto, e parlo ad esempio di Cristini che dalla sedicesima si trova in nona, ce ne sono altri che hanno mantenuto grosso modo la loro posizione. Bartolini dalla settima si trova ottavo, Ciprietti dalla quarta, ecco forse lui è un altro di quelli che ha avuto un exploit negativo, si trova settimo, mentre stanno per passare di nuovo Salvatori e Perotti, anzi lo hanno già fatto. Sì, adesso iniziamo a avvicinarci davvero verso l'ultima parte di gara, mancano i famosi tre giri in più, quindi da qua in poi vediamo se Perotti riuscirà, ne ha per provare a stare dietro a Salvatori. È dura perché ha preso dei metri. Brugnone intanto ne ha dura perché ha preso dei metri, ne ha dura ma deve provarci. Perotti, per lui anche tra l'altro una prova, visto l'infortunio che ha avuto, anche per cercare di capire se riesce a stare concentrato al massimo in pista con un pilota, un contender come Salvatori, che in realtà corre in campionati diversi, molto importanti tra parentesi. Andrea, sì, corre nello stesso campionato dove corro anch'io, e sono, sì, diciamo nel panorama dell'italiano, quindi sono campionati chiaramente con un livello, è un campionato importante, molto alto, sì, e lui sfrutta evidentemente la possibilità che gli viene concessa dal MES. Trofeo Testate, mentre vediamo uno slow motion da parte di Bartolini che partiva dalla settima e si trova in nona in questo momento. Bartolini anche lui ci aveva regalato a Varano una bellissima gara, bellissima gara davvero, e qua lo vediamo un pochettino più in difficoltà, forse più in sofferenza, forse soffrono anche il fatto di avere questi piloti importanti, questi nomi importanti, diventa anche uno stimolo, ma è anche poi tra virgolette un peso. Andre, qui intanto siamo in slow motion con Bisconti che partiva dalla 23esima posizione, sta cercando di risalire un po' la china, che Bisconti sì piano piano, sì, è vero, hai ragione sotto questo punto di vista, che potrebbe essere da una parte una motivazione, dall'altra però nello stesso tempo metter paura, no, però sicuramente ti crea anche a livello di motivazione, sì, ma crea anche un'aspettativa diversa, ed è chiaro che se sei abituato a stare tra le prime posizioni probabilmente faccio un ragionamento logico, certo, non da pilota, però dico, ti trovi magari in settima posizione, anche un po' frustrante perché dici io sono un pilota che in questa categoria posso dare molto di più, sì, però è chiaro che con la wild card è bello perché ci corri contro ed è uno spettacolo, mi metto nella testa di Corti e Gazzi prima con Smith, però diventa anche tra virgolette non frustrante ma difficile, certo, perché poi devi provare a competere per capire dove sei nella tua di classifica. Giampaolo Cristini in nona posizione, uno di quelli che è migliorato più di tutti, oddio, ma no, non sono problemi perché vedo che continua, sì, a vibra tanto. Tantissimo la moto di Cristini, mamma mia. Salvatori mezzo secondo davanti a Perotti, mi sa che c'è davanti qualche, c'è un altro doppiaggio, doppiaggio. Attenzione, che questo distacco se lo trascina anche grazie soprattutto a quel passaggio importante ottenuto in precedenza. Palladino scavalcato da Barra, sta provando a contro scavalcarlo, vediamo adesso poi, ecco, però qui qua, non siamo ecco con Palladino qua. Qui è un altro sorpasso da parte di Brignoli che sta combattendo con Goi, altra grande sfida per la quarta piazza. La Trecchina in terza posizione continua
a fare bello e cattivo tempo. Manuel Mozzacchiodi, sedicesimo, sta cercando di risalire anche lui. La china dal 22esimo in 16esima posizione, anche per lui ricordo gran bella gara in quel di Varano, qua fa più fatica. Oh, iniziamo ad entrare nel penultimo giro, Andre. Esatto, esatto, iniziamo a entrare nel penultimo giro, anche perché penso che anche loro inizieranno adesso ad accusare un po' di caldo, un po' di stanchezza, un po' di degrado delle gomme. E chissà che non ci diano due giri finali roboanti, quei due lì davanti, quei due marziani che si stanno contendendo la prima piazza. Qui intanto inquadratura sul 180 Massimo della Bocelli. Pista. Massimo Bocelli lo conosci bene? No, bene bene no, lo conosco perché insomma è un veterano del Trofeo Motestate, è tanti tanti anni che corre Massimo e quindi sai, ci si saluta e so che è tanti tanti anni che corre, ecco. Questo è l'importante, che noi sappiamo che corrono da tanto tempo, quando siamo al dodicesimo giro, l'affrontare una curva importante, prima poi di un rettilineo finale con Salvadori, davanti a Perotti, 5 i decimi che li separano, si è mantenuto quel distacco e non si sono più staccati l'un dall'altro. I doppiaggi intanto, abbiamo visto ad esempio qualche passaggio da parte di qualche moto che era Magnano ad esempio in precedenza, che è stato doppiato da parte di Salvadori e Perotti. Da quel momento, Andrea, dove c'è stato quel doppiaggio, Perotti non che ha accusato il colpo, ma non riesce a risalire la china. Si è un po' plafonato lì e fa fatica anche perché secondo me condizioni climatiche, il fatto che reduce da un infortunio, mi stai dicendo che magari sono anche queste le cose? Sì, e poi comunque sicuramente sta provando ad andare sotto, ma se sta tirando anche Luca, eccoli qua, come Brugnone e Bartolini, che poi probabilmente si giocano la vittoria nella loro di categoria. Cristini, vediamo se va largo. No, non è andato largo Cristini, questo è l'importante, che nessuno si faccia male, ragazzi, perché siamo alla fine della gara con Salvadori davanti a Perotti. Ancora il controsorpasso sul rettilineo, il famoso rettilineo di Andrea Tomio, controsorpasso, ne abbiamo viste delle belle, caro il mio Andrea Tomio. Venezia in 20esima posizione, cercando di seguire Cornia, ma mi sembra lontanissimo per riacciuffare almeno la 19esima piazza, mentre sta per finire quella che è la gara con Brugnone e Bartolini, che se le stanno dando e se le devono dare per forza di cose di santa ragione. Assolutamente. Mamma mia, Bartolini, guardalo qui alle spalle di Brugnone, è vicino, oddio. Mamma mia, l'abbiamo Brugnone visto, respinge, l'abbiamo visto in precedenza, forse proprio qui ancora Brugnone e Bartolini. Però Salvadori... No, questi sono Salvadori, Perotti ha staccato, Perotti ha mollato, probabilmente Salvadori va a vincere la 1000 Open, ma aspettiamo il passaggio sul rettilineo finale. Ho avuto il piacere di commentare con il responsabile Ducati una gara al fundicotone, se ne sono date per tutta la gara. All'ottavo giro Salvadori ha scavalcato Perotti con un sorpasso importante, poi i doppiaggi hanno fatto la differenza. Manuel Mozzacchiodi intanto alla ricerca della 15esima piazza su Sartori e Milanese, manca forse troppo poco, Andre, ma c'è un gruppone qui di piloti davanti. È vero. Ed eccoli qui che passano, vince Salvadori, alle spalle Perotti, esulta Salvadori, Perotti non esulta ma deve essere soddisfatto della sua gara, mentre stanno per arrivare, no! La caduta incredibile da parte di Cristini, se non erro col numero 8. Sì, gli è scappato l'anteriore. Brignoli, Goi, arrivano tutti intanto. Gli altri piloti, Brugnone e Bartolini, probabilmente non li abbiamo visti passare, no, eccoli lì, Brugnone e Bartolini, vediamo come arrivano. Brugnone e Bartolini, Ciprietti, arriva anche Palladino, Para, Altieri, Moggio, Milanese, mamma che gara, Andro, ho perso la voce. Sì, è vero. Gara spettacolare, vinta da Luca Salvadori su Ducati. Ha fatto un'impresa, Andre, però. Ah beh, sì, direi di sì, perché hanno penso fatto quello che speravano e volevano fare, di poter vincere con una moto di serie. Secondo Perotti, terzo la Trecchina. Adesso, Andre, facciamo così, andiamo a parco chiuso, interviste, podio, e facciamo delle considerazioni, anche perché c'erano tante wild card, dobbiamo iniziare a ragionare, perché tra poco meno di un mese c'è il round 3. E allora bisogna iniziare a fare dei calcoli, anche perché Brugnone e Bartolini, secondo me, se le daranno ancora per tutti gli altri tre round. A tra poco!
Siamo nei box con Gabriele Perri. Ti abbiamo visto lasciare al quarto giro, mi sembra. Cos'è successo, Gabriele? Purtroppo abbiamo dovuto ritirarci dalla gara. Speravamo di portare a casa qualche dato in più per la volta prossima, ma non siamo riusciti nemmeno a far quello. Abbiamo avuto problemi ai freni che ci hanno condizionato un ritiro, non riuscivamo più a inserire in curva e frenare, insomma. Peccato, è andata così, ci rifaremo sicuramente la prossima. Adesso sta diventando un po' lungo questo parto, perché ormai è diventato un parto, ma cercheremo di risolvere le cose e di trovare la strada giusta. Prima o poi ce la faremo, dai. Sicuramente ce la faremo. Dai, non puoi andare. Aspetta che provo. Massimiliano, lo ritroviamo solo adesso al parco chiuso, soddisfatissimo, mi sembra. È stata una faticaccia, ma... È stanchissimo. Paolo mi ha fatto morire. Boh, questa volta l'ho spuntata, l'altra volta ha vinto lui. Ma tu sei abituato a combattere. Però, cazzo, Paolo è dura. Sembra che sia sempre più dura. Sì, però bene, però mi sono divertito, sì, sì, dai, è stato bene. Bello. Bene. Grazie, bello, bello, grazie. Grazie a te. Grazie, grazie. Ciao a tutti, ciao. No, sono molto contento. Finalmente un po' di fortuna, è cascato un po' di piloti, a me è andata bene, ho fatto un bel passo e diciamo che la sfortuna di Varano oggi forse mi è tornata, il karma esiste. Sei riuscito a saltarla via con la sfortuna. Sono riuscito a saltarla via, non pensavo, sono venuto a una gara come quando vai a un esame che non hai studiato. Due prove di pomeriggio con tanta gente, riuscito a fare dei tempi pessimi. La tenacia è un po' la tua caratteristica. Sì, e diciamo che ieri ho visto un po' la luce, ieri sera ho visto un po' la luce, ho capito che potevo fare un buon passo in gara. Certo, anche perché su un circuito così comunque non è facile. Sì, e poi 13 giri, ho capito che da metà gara cominciava a scivolare, infatti ne ho visto qualcuno per terra, ho cominciato a guidare un po' più conservativo, ho visto che Walter, anche se ha avuto un problema, era sempre lì, ho dovuto gli ultimi due giri controllarlo. Certo, certo, certo. No, sono contento. E noi siamo contenti per te. Grazie. Bravo, ragazzi, Christian. Quindi stasera festeggiamo. Senz'altro, devi rendere belle. Sì, dai. Niente, gara spettacolare, è stato fantastico. C'è un rimorso, perché si è accesa la spia rossa, il controllo della trazione, niente, non funzionava niente, però ho cercato di dargli gas il più possibile e ho portato a casa cosa? Un secondo posto nella Stock 1000. E allora sei stato ancora più bravo. Ma sì, devo dire di sì. Quella che chiamiamo assistenza, diciamo. No, non, purtroppo la moto non mi ha aiutato sto giro, non so cosa sia successo, ma la moto è sul parco chiuso, io sono qui, che dire. Grande Eros. Grazie, grazie, alla grazie a voi. Grazie, ciao, a grazie. Ciao, 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 ciao. Sono contento di aver finalmente partecipato a una gara in un circuito come si deve, perché ecco, è un bel circuito veramente, un bel rettilineo lungo, ci sta con le nostre moto. Certo, certo. Bello, purtroppo non ho fatto bene in qualifica, per cui sono partito molto indietro e poi è stato molto difficile rimettersi un po' in riga con i tempi e tutto. E qui è bello perché puoi tirar fuori tutta la potenza che hai. Sì, esatto. Bellissimo. Sul rettilineo, bello, bello, molto bello. Motore che è sempre al limitatore, bellissimo. Che soddisfazione. Grazie Massimo. Niente, grazie, a presto, ciao, ciao, ciao. Stavo guardando Walter Bartolini mentre parlava con un collega, stava spiegando un attimino le dinamiche. Mi sembrava di vedere una giostra. Sì. O sbaglio, Walter? No, no, è stato bello, solo che ho fatto un lungo nella staccata al secondo giro perché i freni non erano ancora caldi dopo il rettilineo lungo, ho fatto un po' lungo, ho perso due posizioni. Dopo ho rimontato, che ero, mi sembra, sesto. Sì. Dopo ero arrivato dietro lì a quello davanti a me al quinto, solo che è caduto lì nella S prima del traguardo. Certo, sì. E io l'ho preso una ruota dietro, sono andato fuori nella ghiaia. Fortuna che facendo cross ho tenuto il gas aperto nella ghiaia, sono riuscito a venire fuori, però sono venuto fuori undicesimo, dodicesimo. Certo. Più dopo sono riuscito a recuperare lo stesso, nonostante che qua noi non abbiamo molta velocità, però ho fatto ottavo e secondo della moto estate. Poi ho girato forte, ho fatto il quarto tempo assoluto, mi hanno detto allora, nonostante i due valvole, sono andati bene. Secondo me ne vedremo delle belle anche dalle immagini delle telecamere esterne stavolta, sì, sono sicuro. Sì. Dai. Grazie ragazzi. Grande Walter, grazie a te, ciao, 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 ciao. Ciao.
Eccoci qua, dopo le interviste parco chiuso, andiamo a ribadire quella che è la classifica della 1000. Evidentemente ha vinto Luca Salvadori con Perotti e la Trecchina, ma tutti wild card. A questo punto andiamo a valutare quello che è successo nella classifica del campionato assoluta, con la vittoria di Brugnone su Bartolini e Palladino, poi Milanese e Mozzachiodi. A questo punto la classifica dice 45 Bartolini dopo il secondo round, 31 Brugnone, 27 Mozzachiodi e Palladino, 24 Malfatto. Questo per quanto riguarda la 1000 assoluta. Poi abbiamo la 1000 Open, sempre con Bartolini, Brugnone, Mozzachiodi, Palladino, Malfatto. Nella 1000 Stock comanda Magnano, alle spalle Bernoni, Mennito e Capraro a chiudere. A questo punto, ragazzi, non posso far altro che darvi appuntamento in quel di Varano, dove potrebbe cambiare anche tutto per quanto riguarda le varie classifiche. Ciao! Bravo, eh?